7 luglio 1965, 7 luglio 2014. L'Associazione Italiana Sommelier ha scelto Roma per celebrare i suoi 49 anni e ha iniziato il quadriennio di governo dopo le elezioni generali che lo scorso 23 giugno hanno rinnovato le cariche sociali. La Giunta Esecutiva Nazionale, i consiglieri nazionali, i presidenti delle territoriali AIS delle regioni, i revisori dei conti. C'erano tutte le componenti per questo importante consiglio nazionale. Quella del maglietta bis, come è stato più volte raccontato e comunicato, questo mio nuovo mandato, sarà un AIS probabilmente molto più incisiva, molto più fresca, molto più orientata al sociale, molto più orientata ai progettualità della didattica. È emersa un'AIS molto innovativa, non soltanto per le deleghe istituzionali che abbiamo attribuito ai vari consiglieri, ma soprattutto per due deleghe particolari che per la prima volta si affacciano nel nostro sodalizio. Una, quella, il progetto per i giovani, e un'altra, quella, il progetto per il sociale. Dunque, questo secondo mandato della presidenza Maietta ha tutti i presupposti per poter concretizzare un equilibrio di serenità di lavoro fra tutte le realtà regionali. L'Associazione Italiana Sommelier ha un'anima direttiva e dirigenziale che è subordinata all'espressione delle presidenze regionali. Oltre al presidente e al vicepresidente, questi gli altri componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, la cabina di regia dell'Associazione Italiana Sommelier. Il delegato di Torino Mauro Carosso diventa coordinatore dell'area formazione, l'aretino Cristiano Cini resta la guida dell'area concorsi aggiungendo importanti progettualità sui giovani, mentre il comasco Giorgio Rinaldi si occuperà dell'Expo di Milano del 2015. L'AIS è riconosciuta come un'associazione che ha sempre fatto dell'ambito della didattica, della formazione, il suo punto d'onore, il suo punto soprattutto di grande qualità. Certamente uno spazio per una sorta di riforma, tra virgolette, o comunque di cambiamento, perché come tutte le cose cambiano ci si deve anche in un certo senso adeguare, quindi l'obiettivo è proprio quello di riordinare alcune idee facendo riferimento al consesso dell'AIS che è rappresentato da tutti i presidenti regionali e dei membri del Consiglio per arrivare poi a definire un percorso tra virgolette nuovo. Lavora tanto, dobbiamo studiarci qualcosa di nuovo, qualcosa di che vada oltre un mero linguaggio, ma crediamo che sia importante svecchiare quello che abbiamo rappresentato fino ad oggi. Prima cosa, in un modo di parlare assolutamente nuovo, quindi dobbiamo essere capaci e bravi di riuscire ad arrivare a una base che è sempre più numerosa, che si allarga sempre di più, che è rappresentata dai giovani che si affacciano ai nostri corsi. Adesso c'è l'Expo, c'è i lavori però soprattutto di coordinamento del chi fa che cosa li avevamo già messi in atto da tempo, unitamente a me c'è poi Fiorenzo Detti, presidente di AIS Lombardia, se ne sta occupando in maniera molto, molto attiva, una mano di Mondini, delegato di Monza. E comunque i nostri contatti e le nostre cose le stiamo portando avanti. A completare il Consiglio nazionale ci saranno l'abruzzese Emanuela Corneli, che si occuperà dei progetti AIS per il sociale, il friulano Renato Paglia come responsabile della guida ai vini dell'AIS, il veneto Graziano Simonella responsabile dei servizi e il campano Marco Starace responsabile degli eventi espositivi. Il voto si esprimeva soltanto in un luogo. Una riunione importante in cui le regioni del sud hanno sottolineato la loro importanza, confermata anche dall'affluenza al voto alle recenti elezioni, mentre le regioni del nord hanno ricordato i fondamentali appuntamenti del congresso di Torino a novembre e dell'Expo 2015 di Milano. Inoltre si è discusso di nuove dimensioni internazionali dell'AIS, che presenterà la guida vini anche a Londra, oltre che in Italia. La giornata allo Sheraton Golf di Roma ha anche visto la consegna di diplomi ai neosommelier della capitale e un banco d'assaggio di vini e prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, con oltre 60 aziende produttrici, banco che ha attirato centinaia di soci e appassionati.
si chiude definitivamente il libro delle lezioni. L'Associazione Italiana Sommelier inizia il cammino 2014-2018. E c'è da scommetterci, i Tastevin italiani proveranno a mandare la palla in buca sin dai primi colpi.